Ciao, sono Lorrot. Pokémon compie 20 anni. Però alcune volte ti sei chiesto come Pokémon arrivò ad essere Pikachu? Beh, adesso lo saprai in meno di un minuto. Microfono? Pika! Microfono? Pika! Oh, molto meglio. Cronometro? Pika! 3, 2, 1! Pokémon è la contrazione delle parole Pocket Monsters, mostri da taschino. L'aspirante Satoshi Tai ricreò il primo gioco nel 1995 per il Game Boy, ispirato dal suo hobby di catturare insetti indifesi nell'infanzia. Nintendo rifiutò molte volte l'idea di catturare animali e metterli a lottare, fin quando un maligno Miyamoto li convinse. Durante lo sviluppo lo studio Game Freak quasi cade in bancarotta, 5 impiegati rinunciarono per priorità e Tahiri lavorò senza paga. Il progetto tardò 6 anni e Miyamoto programmò a Mew nel gioco come il Pokémon numero 151. I primi giochi rosso e verde uscirono nell'anno 96, essendo lo stesso con piccoli cambi. La popolarità crebbe grazie al Pokémon leggendario, vendendo quasi 10 milioni di copie in Giappone nel 97. Nel 1998 il mondo è afflitto da merci di Pokémon, includendo un gioco di carte rosso e blu, manga, la serie TV, un film basato alla serie e lo slogan "Acchiappali tutti!". Pokémon Stadium per 64 e Pokémon giallo ispirato alla serie TV. Mettendo Pikachu come Pokémon mascotte della franchigia. E per questo esiste l'abominio di Hey You Pikachu. No. No. No 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 no. In 20 anni abbiamo catturato 721 Pokémon in 6 generazioni differenti, con 14 giochi, migliaia di spin-off, cartoni animati, film e hentai creati dai fan. Cosa ci riserverà il futuro? Nel 2016 Pokémon per telefoni. E dopo, non so, preservativi? Sono Lorrot e ti invito al mio canale a vedere la storia del cosplay in meno di un minuto. O resta qui in Zooming Games con i 9 migliori giochi gratuiti del 2016. Fai click sul video o visita i link in descrizione. Ciao. Ciao ciao bellissimi. Bye bye belli. Abbiate cura di voi. Baci. Bene.